Il Real Partenope affronta Negros de Columbia per la settima giornata di Master League. In campo le stelle del circuito Aren, mettetevi comodi e godetevi gli highlights. Nei primi minuti di gara poche emozioni, ma ritmo elevato e tanto agonismo. Al 17esimo sblocca Scienzo che riceve palla in area e si gira e trova lo specchio con un destro potente. Passano appena 5 minuti e il Real Partenope trova il raddoppio. Scienzo alza il campanile per Petruccio che scavalca di testa il portiere avversario. Sul finale di primo tempo Negros de Columbia tenta di rientrare in partita con questa conclusione da fuori. Poi Scherillo prova ad entrare in area di rigore, a seminare il panico, ma il suo cross basso viene fermato da Parisi, che fa buona guardia. Ad inizio ripresa Vespoli va vicinissimo al gol, ma il suo tiro raso terra finisce a lato. Si dispera l'attaccante per l'occasione sciupata. Magia di Scelso al 33esimo, arpione il pallone nei pressi della bandierina, poi salta Miele con una finta e di punta supera il portiere avversario. Il Real Partenope va vicinissimo ad una nuova rete, ma il pallone si stampa sulla traversa. Si salva Caiano. Paratona del portiere Negros de Columbia sul tiro di Antignani. Che riflessi! Vespoli riapre la gara a 5 minuti dal termine, insaccando in rete il cross basso del compagno. Troppo rilassati i difensori del Real Partenope nel finale, che subiscono anche un'altra rete. Esposito salta il tackle dell'avversario e supera del giudice. La palla gol del pareggio è sui piedi di Pappalardo, servito in area di rigore il numero 11. Pappalardo sciupa e calcia addosso al portiere. Salve il risultato del giudice, dunque Real Partenope batte 3-2 Negros de Columbia.